Ciao a tutti amici di eximad.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare i mouse da gaming con sensore laser Razer Naga Epic Chroma. Chroma perché appartiene all'ultima serie con la tecnologia Chroma di Razer che permette di personalizzare l'illuminazione dei dispositivi da gaming a seconda delle nostre preferenze. La confezione del Naga Epic Chroma si compone di un'immagine illustrativa, il logo e alcune caratteristiche tecniche che troviamo sia nella parte frontale sia nel retro, sia ai lati della stessa, come possiamo vedere. Procediamo dunque ad estrarre il mouse ed il relativo bundle. Aperta la confezione, troviamo all'interno un classico messaggio di ringraziamento per aver acquistato i prodotti Razer, due classici adesivi e il manuale utente. E infine troviamo il mouse con il relativo bundle per il collegamento al computer, che adesso vedremo nel dettaglio. Precisamente troviamo la basetta di ricarica perché il Naga Epic è un mouse da gaming, diciamo, polifunzionale, in quanto ci permetterà di utilizzare sia la tecnologia senza fili per giocare, quindi non avere l'ingombro del cavo che è comunque incluso nella confezione, sia di utilizzarlo con lo stesso cavo. Inoltre questo cavo funge sia di collegamento tra il mouse e il computer, sia tra il collegamento tra la basetta di ricarica e il computer stesso. Inoltre abbiamo il Naga Epic Chroma. Come possiamo vedere, la forma è uguale ai precedenti Naga. La presa è sempre di tipo Palm. Abbiamo sul lato sinistro 12 tasti personalizzabili a seconda delle nostre esigenze, 2 per il cambio dei DPI nella parte superiore, insieme alla rotellina e allo scroll che permettono, tipo i mouse della Logitech, un movimento bidirezionale. Nella parte destra troviamo una scanalatura che permette una migliore presa sul mouse stesso. Nella parte frontale troviamo questo design molto aggressivo che è presente anche tipo sul Razer Taipan e infine l'ingresso per il connettore USB. Al di sotto troviamo il sensore laser che ci permetterà di arrivare fino a 8200 dpi. Il bottone per accendere o disattivare la funzione interna del mouse con collegamento wireless, i due contatti dorati per la ricarica sulla basetta e niente, la superficie del Razer Naga Epic è molto bella, anche se comunque è soggetta alle impronte in quanto è soft touch. E niente, per l'ulteriore immagine e per la recensione scritta vi rimandiamo sul sito www.eximhardware.com. Un saluto a tutto lo staff.